Ciao, sono Giulia del FEM e oggi vi parlo un po' delle metafore concettuali. Che cosa significa metafora in linguistica cognitiva? La metafora può essere definita come la rappresentazione di un concetto in termini di un altro concetto. E dunque noi trasferiamo o mappiamo in termini tecnici alcune caratteristiche del nostro concetto di partenza, che viene chiamato dominio sorgente, al nostro concetto di arrivo, che appunto invece viene chiamato dominio bersaglio. Un esempio pratico che vi faccio subito è il tempo è denaro. Pensate a quante espressioni metaforiche ciascuno di noi utilizza nella propria vita quotidiana, che sono appunto realizzazioni di questa metafora concettuale. Quante volte vi sarà capitato di dire non buttare via il tuo tempo, non sprecare tempo prezioso, oppure ah, questo è tutto tempo guadagnato. Ecco, queste sono delle rappresentazioni appunto di questa metafora concettuale nella quale noi stiamo utilizzando, stiamo mappando delle caratteristiche che sono proprie del concetto di denaro al concetto di tempo. Vi invito a riflettere su quale somiglianza secondo voi intercorre tra questi due concetti. È una somiglianza reale oppure è una somiglianza solamente percepita oppure è una somiglianza che diciamo nasce nel momento in cui noi continuiamo ad utilizzare questa metafora. Un altro esempio che vi faccio è l'esempio dell'amore come viaggio. Cosa vi fa venire in mente questa metafora? Appunto dell'amore che viene rappresentato, concettualizzato come un percorso proprio fisico, concreto, come un viaggio. Pensate a quante espressioni metaforiche tutti noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana e quante metafore concettuali fanno parte appunto del nostro pensiero, della nostra mente. Vi invito anche a fare questo gioco, cioè pensate al dominio di partenza, al dominio sorgente. Nei nostri casi abbiamo denaro e viaggio che abbiamo utilizzato per concettualizzare i nostri concetti di arrivo. Quali altre alternative potreste utilizzare per parlare della stessa cosa? E quindi a quali implicazioni questi altri concetti possono avere sul nostro modo di percepire la realtà? Immagino che qualcuno di voi mi farà la domanda, ma perché parliamo di metafora concettuale o perché parliamo di metafora in linguistica cognitiva? Perché la metafora è una sorta di porta aperta sulla nostra mente, e, per usare appunto una metafora, quindi ci fa vedere come noi percepiamo, rappresentiamo linguisticamente, ma quindi proprio anche percepiamo e pensiamo certi concetti e quindi anche la realtà che sta intorno a noi. Qui vi lancio, diciamo, una provocazione: se noi modificassimo le metafore di cui ci stiamo servendo e quindi modificassimo le nostre espressioni linguistiche, è un po' come se fossimo capaci addirittura di modificare la nostra percezione della realtà intorno a noi. Intanto spero con questa breve videopillola di aver suscitato il vostro interesse e per chiunque volesse io vi consiglio un volume molto famoso di Lakoff & Johnson, Metafore e vita quotidiana, che appunto potete leggere anche in italiano, dove appunto viene trattato il tema della metafora in linguistica cognitiva. Per qualunque domanda o chiarimento, dubbio, io sono disponibile, potete contattarmi anche direttamente al mio indirizzo mail. Giulia@fem.digital. Vi auguro un buon lavoro, buona lettura e ci vediamo alla prossima videopillola. Ciao!